Venerdì 15 settembre a Torrita di Siena, a partire dalle 18.30, ha avuto luogo l'inaugurazione della Tunnel Farm. Un itinerario sotterraneo nel centro storico di Torrita si snoda in un tunnel di 186 metri fino ad arrivare alla Vertical Farm, ideata da Matteo Benvenuti, unica in Italia ad essere stata allestita sottoterra. Il percorso si trova all'interno della galleria usata 80 anni fa come rifugio antiaereo e comprende anche antichi utensili agricoli e immagini del secolo scorso. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Giacomo Grazzi, l'assessore all'agricoltura Roberto Trabalzini e la consigliera regionale Elena Rosignoli. Io ringrazio ovviamente la presenza di tutti voi, ringrazio la presenza della progettista, l'architetta Maria Cristina Corti, che è qui con noi, l'impresario che ha realizzato tutto il lavoro, il Bilancini, l'impresa Bilancini di Acqua Pendente, se non mi sbaglio, giusto? Di Terbo. Ovviamente gli uffici comunali che hanno progettato e hanno assistito questi lavori e tutta la giunta e il consiglio comunale che ha appoggiato ovviamente con i loro sì questa nostra riapertura. Come sapete questo è un rifugio, ex rifugio antiaereo, e in fondo, oltre a metterci un po' di cose che vi dirà meglio dopo Roberto, in fondo abbiamo installato qualcosa di particolare che ve ne parlerà Matteo, che ha presentato anche ieri in Regione Toscana. Stiamo attendendo anche l'arrivo di Eugenio Giani, il Presidente della Regione, e appena arriva insomma si piglia, intanto noi si va avanti, come si dice. Passo la parola a Roberto, poi eventualmente nelle conclusioni ringrazierò qualche altra persona che sicuramente mi sono dimenticato. Grazie a tutti, buona continuazione. Niente, e finalmente siamo arrivati al giorno dell'apertura del tunnel. Quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di ricostruire sostanzialmente, perlomeno per ora, perché stiamo lavorando con le associazioni torritesi, perché vogliamo arricchire questo tunnel di testimonianze e memorie che narrino appunto dalla storia di Torrita, dalle sue origini fino a un'evoluzione possibile che poi racconterà Matteo. Quindi quello che vedrete qui all'interno sono alcuni pezzi che abbiamo trovato qui dentro, quindi alcuni attrezzi che abbiamo effettivamente trovato qui dentro, li abbiamo tirati fuori, abbiamo cercato di ripulirli. Altri attrezzi che alcune associazioni torritesi da anni stanno raccogliendo, stanno ripulendo e mettendo a posto proprio in attesa che il tunnel fosse pronto, oltre a un altro luogo che è nel centro storico che verrà adibito a Museo della Memoria Contadina. Quindi abbiamo in questo momento allestito solamente una parte di quella che è le ricchezze che ci offre la memoria dei nostri concittadini, che stiamo continuando a raccogliere e vorremmo continuare a posizionare qua dentro. Abbiamo posizionato anche delle foto che riguardano un po' veramente anni in bianco e nero di Torrita, e quindi abbiamo voluto mettere sia oggetti che foto che ricordino Torrita negli anni. E tutto questo per arrivare a una conclusione che è quella che potrebbe essere una visione, dico un termine che magari non è appropriato, futuristica, però sicuramente potrebbe essere uno sviluppo e una opportunità nel tempo per la nostra popolazione. Non dimenticheremo mai le origini rurali, quindi i campi dovranno continuare a essere verdi e coltivati, però ci sono anche altre opportunità che potremo comunque continuare a sostenere. Passo la parola a Matteo, che è quello che vi spiegherà meglio quello che è stato fatto nella parte finale del tunnel e sostanzialmente anche quello che non dovremo fare all'interno del tunnel. Allora, grazie a tutti, ovviamente all'amministrazione comunale, a tutti voi che siete qui, che un sacco di gente veramente, no? Grazie. E niente, allora io ho progettato praticamente l'orto verticale che poi vedrete in fondo al percorso espositivo. È un primo esempio italiano di struttura di questo tipo realizzata in sotterranea, e in realtà ne esistono pochissimi altri esempi al mondo, uno è a Londra e uno è in Giappone, ma la particolarità del nostro orto verticale, della nostra vertical farm, è che è la prima pubblica, cioè voluta, e per cui un'amministrazione comunale ha investito per la sua realizzazione, perché tutte le altre sono di aziende private oppure di università, quindi enti di ricerca. Quindi questa è la prima vertical farm pubblica d'Italia e, permettetelo di dire, anche d'Europa e forse anche di più.
Entrando dentro praticamente si vedranno delle piante in crescita, probabilmente avrete visto tante foto in giro su internet da varie parti, delle piantine appena messe, quelle erano diciamo pochi giorni dopo la messa dentro a dimora, dentro le piantine. Adesso quando entrerete vedete dove siamo arrivati. Considerate che diciamo qual è il vantaggio, perché abbiamo realizzato questa cosa, perché grazie alle caratteristiche del tunnel, cioè alla temperatura e all'umidità che si mantengono dentro il tunnel, riusciamo a coltivare senza consumo di energia, comunque con un consumo di energia molto limitato rispetto ad altre tipologie di vertical farm, le piante che voi vedrete. Pensate che in 6 metri quadrati noi riusciamo a coltivare contemporaneamente, quindi non vuol dire che in un anno coltiviamo solamente queste piante, ma contemporaneamente noi piantiamo 530 piante di piccolo taglio, quindi tipo insalate, ortaggi da foglia, insomma le bietole eccetera, poi le vedrete, e 24 piante ortaggi da frutto, quindi pomodori, zucchini in questo caso e cetrioli. E la cosa interessante è che questa struttura è molto semplice da gestire e è anche pensata per poter essere un laboratorio per le scuole, un laboratorio di ricerca, insomma per sviluppare ricerca all'interno di questo ambiente, e anche per poi dare là diciamo ad una potenziale economia in questo settore, perché in realtà è un settore molto attivo e molto diciamo in evoluzione in questo momento. La cosa bella è che vedrete soprattutto negli ortaggi da frutto tutti gli stadi di crescita del frutto, quindi si andrà dal fiore fino al, nel caso dei pomodori, il pomodoro grande come una biglia, fino al pomodoro diciamo che diventerà rosso tra qualche giorno e sarà raccolto. Quindi una cosa importante, siccome siamo tanti e siccome diciamo dovrebbe essere un ambiente il quanto più possibile controllato e privo di influenze esterne, ma non è possibile non farlo vedere direttamente alle persone in questo momento, vi chiediamo una cosa, entreremo a gruppi, sarà un giro, sì, entreremo a gruppi dentro la Vertical Farm. Faremo un giro intorno alla Vertical Farm, ci sarà una piccola degustazione dei prodotti fatta con alcuni prodotti della Vertical Farm, ok? Perché abbiamo raccolto il basilico e il prezzemolo e abbiamo sfruttato questa cosa per fare degli assaggi grazie alla macelleria Belli, e poi dopo dovremo uscire perché dovremo far entrare il gruppo successivo. La cosa importante è che non dobbiamo toccare le piante, ok? Perché ovviamente le piante sono lì per noi per farsi vedere, però è meglio se non le tocchiamo, insomma, ok? Grazie a tutti. Per la sicurezza è bene non toccare neanche gli attrezzi che sono esposti, quindi se non tocchiamo niente siamo tutti più contenti e tutti più tranquilli. Una cosa che anzi mi sono dimenticato e che invece è doverosa, devo ringraziare chi ci ha sostenuto in questo progetto a livello anche istituzionale, quindi la Camera di Commercio di Siena ed Arezzo, l'Università Pegaso con il professor Stefano Biagiotti, le associazioni Misericordia, Pubblica Assistenza e Proloco, che sono quelle che nei prossimi mesi insieme al Comune gestiranno gli accessi al tunnel, e come ha detto Giacomo, tutte le persone che ci sono state vicino e ci hanno aiutato affinché il Circolo Fra Jacopo, il CTA, che ci hanno aiutato ad allestire il tunnel e che continueranno a dare una mano per allestirlo. Grazie ancora a tutti voi. Quindi la parola anche a Tiere. Sì, grazie, buonasera. Che dire, anche ieri abbiamo presentato questo progetto in Regione Toscana proprio per l'importanza di quello che rappresenta questo progetto. È vero, avevamo iniziato l'iter nella precedente legislatura, ci è voluto del tempo, però il tempo è ripagato, perché credo che sia un progetto non solo unico ma molto innovativo, e come ho avuto modo di dire anche ieri durante la conferenza stampa, devo dire che il Comune di Torrita di Siena su tutti i progetti che presenta c'è sempre quell'innovazione, sempre quell'avanguardia che lo contraddistingue anche dagli altri. Questo bisogna dirlo, perché gli amministratori, tutto anche il gruppo di associazioni che ha dietro e tutte le persone che sostengono l'amministrazione fanno in modo di poterli realizzare, perché è un lavoro questo
sì, amministrativo, però di concerto con tanti soggetti che ne hanno consentito la realizzazione. Non nascondo un po' di emozione, perché veramente era un progetto che a tratti sembrava quasi irraggiungibile. Invece non solo è stato realizzato, ma è stato implementato anche con questo progetto di Vertical Farm, unico per come è allestito in Italia e non solo, insomma, per cui ecco, è soltanto motivo di vanto e anche orgoglio della Regione Toscana poter essere presente a questa inaugurazione e alla presentazione di questo progetto. Un altro giorno, certo. Non è che ora si apre e chi entra ora poi rientra più, cioè, certo, sarà aperto con delle scadenze magari fine settimana, giornaliere, come ha detto Roberto, in base a dei calendari che faremo e che illustreremo poi con la Pro, con l'ufficio turistico e tutto quello che ne consegue. Una cosa a cui tengo particolarmente è avere qui con me durante il Teo del Nastro Paolo Presenti, che vedo, per un motivo semplice: la parte finale del tunnel, quindi oltre alla proprietà demaniale, ringrazio Paolo Quintarelli del Demanio, che l'ho vista prima, non la vedo più, è laggiù, è il Demanio che grazie ad un accordo Demanio, Comune e Cassa Depositi e Prestiti è stato possibile fare questa operazione. Ovviamente la soprintendenza che ha dato l'ok. Paolo Presenti è il proprietario della parte finale, quindi dove c'è la Vertical Farm siamo inquilini, diciamo così, di Paolo. L'affitto che paghiamo è un affitto praticamente simbolico che il Comune paga tramite la Proloco, anche perché sono soldi pubblici, quindi è giusto che lo sappiate, e che prima pagava la Fondazione della Cultura quando era in essere. Abbiamo pagato per anni l'affitto, diciamo così, buttato, tra virgolette, ma senza quell'affitto, piccolo o grosso che sia stato, non sarebbe stato possibile poi sfondare il tunnel e vedere quello che fra poco vedete tutti. Ringrazio anche, come ha fatto Roberto, il Massimo Guasconi per la presenza come Camera di Commercio, il dottor Biagiotti anche lui con la sua presenza. E ripeto, sono contento di vedere Paolo e vorrei qui con me, l'ho visti i due impresari, Bilancini, venite qua giù a tagliare il nastro anche voi perché ci avete messo sudore e fatica. In un secondo momento sono giunti anche Don Andrea per la benedizione e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi. Saluto tutte le autorità presenti e ringrazio innanzitutto il signor Sindaco per l'invito, poi il signor Presidente, la Regione Toscana e tutte le autorità presenti. E voi tutti, cari torinesi, è per molti di noi una scoperta, perché sapevamo dell'esistenza di questo tunnel, ma magari non eravamo mai stati. I più anziani, senz'altro, c'erano stati, anche nei racconti dei nostri nonni. Però la nostra benedizione, la inaugurazione, avviene in un giorno che la Chiesa particolarmente significativo, la festa della Madonna Addolorata. È stato diffuso anche in tempi molto molto difficili, chi sa in quel momento quanta preoccupazione, quanto dolore, quanta paura, quanto desiderio di bene, di pace, di serenità. E allora in questo momento noi vogliamo raccogliere quindi tutte le nostre intenzioni, soprattutto quel desiderio di pace che sale a Dio dal cuore di tanti cuori, che conceda la pace vera al mondo, la pace tanto necessaria per vivere bene. Ravviva in noi, Signore, nel segno di questa acqua benedetta, il ricordo del battesimo, la desiderio a Cristo, Signore, il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio.